tutti amici di Star Casino Sport, qui è Kundispa che vi parla ed eccoci qui tornati come ogni settimana con i miei consigli su come e con chi soprattutto costruire una carriera realistica su FIFA 21. Abbiamo già fatto diversi episodi, vi ricordo che ne esce sempre una settimana, quindi andate a rivederli se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio dei commenti, l'ultimo video è andato molto molto bene, soprattutto dal punto di vista delle views, ha fatto veramente tante tante views e vi ringrazio. Commentate qui sotto scrivendomi quale campionato affrontare nel prossimo episodio. Può essere un campionato maggiore ma anche una serie inferiore. Quest'oggi, clamorosamente, data la richiesta, andrò a trattare un campionato che negli ultimi anni è sempre più romantico. Quest'oggi, come avete capito ovviamente dal titolo, sto per trattare e consigliarvi delle squadre romantiche, interessanti, intriganti per l'MLS, il campionato americano, un campionato dove girano parecchi soldi, però sappiamo che in America il calcio non è lo sport nazionale. Però piano piano queste squadre, questo campionato, questa nuova realtà, diciamo che è in voga da 10 anni più o meno, comunque tutte queste società calcistiche stanno cercando di portare più giocatori forti, campioni, ex campioni, comunque gente che magari è un po' a fine carriera, ma non solo, in MLS per aumentare il tasso tecnico di quel campionato. Secondo me è un campionato molto interessante ed è intrigante magari anche farlo su FIFA. Quindi, bando alle ciance, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento qui sotto consigliandomi il prossimo campionato da affrontare e in più ditemi ovviamente anche cosa ne pensate di queste 3 squadre che sto per consigliarvi. Andiamo con la scelta dell'allenatore per questa carriera allenatrice. Benvenuta Carol e andiamo immediatamente negli Stati Uniti per guardare il campionato. Allora, l'MLS non ha la Serie B. Atlanta United, Chicago Fire, Colorado, Columbus Crew, DC United. Ho una storia bellissima da raccontarvi sul DC United. Cincinnati, Dallas, Houston Dynamo, Impact Montreal, Inter Miami, Los Angeles Galaxy, Los Angeles Football Club, Minnesota United, Nashville, New England, New York City, New York Red Bull, Orlando City, Philadelphia, Portland, Real Salt Lake, Seattle, Earthquakes, Sporting Toronto e per ultima la squadra di Vancouver. L'MLS è un campionato un po' strano, ha diverse regole. Secondo me, se vi mettete sotto e ragionate bene, potreste costruire veramente una carriera molto molto entusiasmante. Tante squadre possono fare al caso vostro, perché con tutte le restrizioni che ci sono eccetera eccetera e col fatto che il campionato, diciamo che è sempre aperto, può vincerlo chiunque, secondo me in America potreste veramente divertirvi. Mi raccomando, provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Partiamo dal mio primo consiglio, i Chicago Fire. Sappiamo che in TV fanno Chicago Fire, il telefilm, quello dei Vigili del Fuoco, no? L'avrete visto una volta, almeno la pubblicità nella vita, per forza. Squadra molto giovane, formata nel 97, ha 23 anni, ha vinto però una volta il campionato e 4 volte la Coppa Nazionale. È interessante, ha tanto budget, ha 27 milioni, comunque in MLS non esistono squadre che hanno 10 milioni, no, neanche una, neanche per sbaglio, no? Tutte più o meno sui 17, dai 17 in su. Comunque, Chicago Fire, per me divertente, intrigante. Potreste inventarvi un settore giovanile dove all'interno ci sono i figli dei pompieri. Inventatevi quello che volete, per me è interessante. Chicago Fire, 23 anni di storia, bello. Perché no? Perché no? La seconda squadra che vado a consigliarvi, scontata, anche se è stata fondata nel 2018, soltanto da 2 anni, è l'Inter Miami. In questa squadra sappiamo chi ci gioca di ex conoscenze italiane. Secondo me potrebbe essere intrigante comunque far vincere il titolo. Quindi, dato che anche la scorsa stagione, se non sbaglio, non hanno fatto un buon campionato, anzi non è stato proprio all'altezza, quest'anno poi colori societari che a me piacciono, non so per quale motivo, comunque sembrano carini, rosa e nero, sono 2 colori che combaciano molto bene. Ve lo consiglio, Inter Miami, seconda scelta dopo i Chicago Fire.
ultimo consiglio che vado a darvi, e anche questa per me è una bella... è una carriera romantica, possiamo chiamarla così. Non vorrei dire una fesseria. Il Montreal è stata fondata nel 93, e questo è tutto giusto. Lo stadio si chiama Saputo, dato il fondatore, penso, il proprietario, l'ex proprietario, o è ancora di Saputo. Infatti la società venne fondata dalla famiglia Saputo, una famiglia molto molto benestante, ricchissima, ultramilionaria. È un imprenditore che conosciamo molto bene anche in Italia. In passato ha voluto anche il Palermo, si è parlato, diciamo, poi non se ne è fatto ovviamente nulla. Nel Montreal gioca Bojan Krkić. Riuscire a portare magari qualche ex conoscenza anche qui del campionato italiano per rinforzare questo Montreal e farlo diventare più forte, secondo me sarebbe molto intrigante. Comunque ripeto, per me in MLS potreste cominciare con qualsiasi squadra, più o meno sono tutte alla stessa altezza. Cercate una squadra che vi prenda, che vi faccia divertire, che vi dia stimoli per andare avanti. Questi sono i miei 3 consigli. Mi raccomando ragazzoli, lasciate un mi piace, un commento qui sotto, consigliatemi il prossimo campionato. Un saluto a tutti da Condispa e alla prossima.